Ciao Enzo, eccoci Ciao qua. Benvenuto, Luca, buongiorno, ciao, buongiorno. benvenuto a Beauty Show, Benvenuto a il te, primo grazie. summit italiano sulla comunicazione del beauty. Ok, ovviamente io mi ripresento, sono Luca Madi e appunto ho il piacere di parlare con Enzo Liuzzi, che è un vero maestro, ragazzi. No, è vero, Enzo, qua bisogna dirlo. Perché io ho dato delle definizioni a ogni persona che ho intervistato, no? Ho dato un nickname. E tu, maestro, punto, ok? Ho messo Vabbè. maestro, punto, stop. Che poi vi racconterà lui perché è un maestro in Questa tutto. parola nasce da voi, dalla consulenza, ovviamente. Esatto. Beh, poi è reale, non è che ci siamo inventati niente, perché poi alla fine il No, marketing, la perché comunicazione. non avrei mai pensato, diciamo, non avrei mai pensato di proferire, diciamo, la parola maestro per me, Eh no, guarda. ma è così, cioè, c'è poco da dire, è così. Adesso poi ovviamente racconterai il perché sei un maestro, ma inteso veramente all'interno di tutta l'attività che fai, cioè, dato che ti tieni cura proprio al minimo particolare, quindi sia a livello operativo, proprio pratico della tua attività, ma sia e soprattutto poi il tema fondamentale del summit è poi la comunicazione, appunto. Adesso ci racconterai tutto quanto. Enzo, appunto, è il titolare di Liuzzi Hairstyle, che è appunto un brand specialista del taglio e del colore. Ok, il suo salone si trova a Castellammare di Stabia, che è in provincia di Napoli. Allora, io adesso parto con la prima domanda, dopo andrai a catena, nel senso, penso che ti fermerò perché questa qua è una domanda che secondo me Enzo si fermerà, e c'è un orario adesso in base a come ascoltate voi l'orario, però si fermerà quando gli daremo uno stop noi, perché ne ha talmente tante da raccontare che sicuramente sarà una risposta veramente incredibile. Qual è la storia della tua attività? Da dove nasce appunto la passione per questo settore e a cosa devi il tuo successo? Ok? Vai Enzo, adesso veramente. Ok, allora, intanto diciamo, ho ereditato questa attività perché avevo mio nonno che era violinista Grande. ed era barbiere. Wow. Okay. Quindi aveva la passione anche per il violino, però era prevalentemente comunque Che barbiere. bello. E all'età di 8 anni, niente, come tutti i ragazzi piccoli, seguo mia madre, accompagno dal parrucchiere. E ovviamente sai com'è, il titolare simpatizza e che so, prendimi la pinzetta, prendimi il pettine, prendimi questo. Nasce spontaneamente un'attenzione da parte mia per i capelli, no? Ma voglio dire, non coltivando e non avendo l'età consapevole per poter coltivare questa professione. La mamma, per togliermi dalle scatole d'estate, mi accompagna con la mano dal parrucchiere. Dice: sai, me lo trattieni un po' nel tuo salone perché questo fa solo a casa, quindi. 8 anni, ricordiamo, 8 anni. Sì, 8 anni, otto no, perché magari se non è saltato quel concetto. 8, avevi 8 anni, ok. anni. 8 anni, sì. Eccezionale. E niente, così trascorro tutta la mia fanciullezza in estate nella bottega del parrucchiere di mamma Certo. e in inverno scuola, compiti e altre cose. Chiaro. Ora, che cosa succedeva? Che insomma, io mi guardavo in giro, guardavo sempre solo capelli, no? Quindi cioè, stava già nascendo questa consapevolezza di voler entrare in questa dinamica, diciamo, di questa professione. Fino a che poi, dopo le scuole d'obbligo, dissi: mamma, io voglio provare, voglio vedere un po', diciamo. Dice: ma tu devi continuare a scuola. Va bene, mamma, ti faccio contento, continuiamo a scuola. E avevo fatto anche l'iscrizione al primo liceo artistico a Ok. Napoli. Di conseguenza faccio questa cosa. Ma la passione nasceva fino a quando mamma disse: vabbè, mi arrendo. Anni, 11, 12 anni. Eh Quindi. sì, io ho letto la tua storia che c'è sul sito, quindi è 11-12 anni, insomma. Sì. E comunque niente, facciamo questa scelta, vado a lavorare. Ovviamente vai a lavorare,
prima c'era proprio questo senso, voglio dire, ti trattavano e ti pagavano anche solo con le mance, praticamente. Ah. Non è che ti davano un salario concreto. Era per loro era solo uno sfruttamento così. Dice, tanto è un ragazzo, non potrà mai imparare niente, no? Certo. E figurati che il titolare, anche per così, lasciava in giro sempre riviste, libri tecnici sul taglio, sulla colorazione. E lui vedeva e osservava da lontano che io mi interessavo a leggere queste riviste. Però che succedeva? Che sì, leggevo, ma non avevo, sai, ancora preso proprio quella consapevolezza piena. Un giorno lui venne al negozio e mi regalò un libro sul taglio e uno sulla colorazione. Mm. Per questo nasce poi il brand Taglio e Colore. Okay. Certo. Ah, te lo regala proprio a te, in maniera specifica? Mi regalò queste due riviste. Ah, bello. Più tecniche. Dice, tanto, leggitele un po' a casa, quando stai senza far niente. Io credo che lui pensò, la prima cosa che ha pensato è stato, questo non capisce un cacchio, quindi alla fine. Fece male i conti, purtroppo. Fece male i conti, sì, esatto. Fece male i conti. Tutti i riferimenti diciamo che mi nutrivano attraverso quelle due riviste, fece crescere in me ulteriormente la consapevolezza di saperne di più, no? Chiaramente. Certo. Intanto, insomma, stavo cominciando a lavoricchiare un po' di più all'interno del salone, a fare più confidenza con i clienti. Arriva il giorno del primo taglio capelli. Ok. Quanti anni avevi? 15 anni. 15 anni, ok. Il primo taglio di capelli. Quindi praticamente avevi già un'esperienza di 7 anni. Sì, 14 anni e mezzo, sì, più o meno. Esatto. È già un super esperto nel taglio, quindi... Comunque, il titolare che abitava vicino a casa mia disse... Domani ti faccio tagliare i capelli. Okay. La notte ho dormito tutta la notte. Poi non aver avuto un'istruzione tecnica, sai, del maestro che ti fa vedere qualcosa. Certo. Lui disse, domani tagli i capelli. Boh. Così, proprio di gesto. Eh sì, è così che si sfornano i veri talenti. Comunque, alla fine, che è successo? Fece questo taglio, ok. Disse, però cominciamo con da una bambina, non facciamo una persona adulta. Venne una signora, venne poi la bambina, insieme alla mamma. La mamma era servita dal mio titolare e io dovevo tagliare i capelli alla bimba. Faccio lo shampoo, comincio a tagliare i capelli nel modo in cui io mi ricordavo del titolare, cioè che io l'ho visto fare, senza avere nessuna nozione tecnica. Comincio a tagliare... Piano piano, la bambina improvvisamente fa uno scatto con la testa. Oddio. E ti taglio il lobo dell'orecchio. Oh mamma mia. Il lobo incomincia a gocciolare sangue. Guarda che non lo posso dire. Un esordio col botto, direi. Comunque, il titolare, sempre con una certa calma, là sono stato molto fortunato. La mamma cominciò a gridare. Mamma mia. Che cosa successe? Il titolare disse, no, non ti preoccupare, adesso stai calmo, mettiti da parte, siediti, beviti un bicchiere d'acqua. Comunque, alla fine gli mettiamo una graffetta per fermare giusto, perché poi questo è un punto morto. Certo. Veramente, okay. Comunque, l'indomani, guarda, la grandezza e anche un po' la fortuna in questo caso, il titolare venne vicino a me, mi prese le forbici e mi mise di nuovo le forbici in mano. Ah, beh. Se non devi avere paura, devi andare avanti, perché se ti blocchi adesso non taglierai più i capelli. Vero. E da poi non è più successo nulla. Grande. Quindi, che bello, che bell'inizio, che inizio diverso di questa storia, diciamo, narrata in questo modo, e perché il ricordo è ancora fresco, si può dire. Cacchio. E praticamente cioè il titolare poi a un certo punto dice, ok, io ti consiglio adesso che tu devi andare via dal paese.
non devi vivere nel paese praticamente. E quindi poi sai, la cultura anche dei genitori dicevano sempre: impara l'arte, mettila da parte, non guardare i soldi. Quindi io sono cresciuto con questa consapevolezza, che la pienezza del lavoro arrivava attraverso la conoscenza delle cose. Più le sapevi, più avevi il potere, diciamo, di fare la differenza. Ok? Certo, certo. Quindi il titolare poi mi spinse, come dire, in una crescita maggiore. Era un visionario praticamente, era un visionario. Sì, sì. Oh, io figurati, poi da lì, poi nello stesso paese, non ascoltai immediatamente i suoi consigli. Okay. Ho cambiato altri saloni, certo, totale una quindicina di saloni, perché volevo sapere che cosa fa quello, che cosa fa quell'altro, che cosa fa quell'altro. Fammi capire bene, cioè, quello come taglia i capelli. Avevo tutta un'idea, diciamo, un po' così approssimativa, però... Che poi è un elemento che ti contraddistingue poi per tantissime altre, anzi, penso per tutte le tue attività che fai, che è questa roba della curiosità, dello spingerti oltre, di informarti, di essere minuzioso, eccetera. Comunque poi le facciamo... Se mi dici una cosa della dice bassa, non mi basta. Esatto. La devi spiegare. Poi sono io a scegliere ciò che non mi sta bene. Esatto. Non dico hai torto, hai ragione. No, me l'ha spiegata. Chiaro. Voglio dire, se me l'hai spiegata... Poi chiaro. Fai se benissimo. Sono tonto e non capisco, vabbè, sono problemi miei. Quindi. Certo. Sì, sì, no, ma ottimo. Vado via dal paese... Sì. Comunque te li sei girati praticamente tutti e 15 quelli del paese. Sì. Hai fatto tabula rasa, tutti te li sei fatti. Sì, perché poi alla fine nessuno aveva più niente da darmi. Esatto, però... io questo l'ho già visto, devo andare al paese a fianco. Cosa ho fatto poi? Ho fatto la valigia e me ne sono andato. Cioè no, fui chiamato per il militare, vado a fare il militare, faccio il carro a Chieti. Sì. Vado a fare il militare, allora dopo l'addestramento possiamo uscire finalmente in libera uscita. Che faccio io? Immagino. Vado da un parrucchiere. Io sono qui, sto facendo il militare, ti dispiacerebbe se venga a guardare come lavoro in buonasera? Funzionale. Mi spoglio, mi tolgo la mimetica perché c'era ancora l'obbligo della mimetica. Vado all'interno e cosa faccio? Sto a guardare, faccio amicizia, prendo rapporti, vedo come taglia, vedo come colore e vado via. Comunque vado in caserma i soldi erano pochi e quindi che facciamo, che non facciamo? Quindi finisco il car, il comandante... Ma ti hanno messo a tagliare i capelli in caserma? Perché secondo me... Aspetta, vedi che ci siamo. Allora a un certo punto scoprirono, io facevo di tutto per non farlo sapere, perché tagliavo i capelli. Loro sono tagliare i capelli, ma loro me li puoi tagliare anche un po' più lunghi. Quindi, prendo lo scalpello, prendo il forbice e tutto e taglio i capelli. 100 lire all'epoca, 100-200 lire. Il taglio dei capelli. Che anno era più o meno? Dunque, 76, 77. Ok, quegli anni là, ok, perfetto. Dai. 76. Perfetto. E, alla fine poi finisce il car. Sì. Il comandante mi manda a chiamare, disse: guarda, poiché il comandante era un bastardo, scusa il termine. Certo. Per ognuno che doveva andare a casa si faceva portare qualcosa. Ah, hai capito. A chi si faceva portare qualche piccola cosa. Tu di cosa ti occupi? Dicevo, io faccio il parrucchiere, però ho la passione per la pittura. Ok? Allora dissi, va bene, allora facciamo una cosa, se tu mi porti qualche quadro, qualcosa, io ti faccio rimanere vicino casa, non ti allontano dalla tua terra. Okay. Quando tu torni io ti faccio rimanere qua, il senso è quello. Sì, sì, sì. Va bene, insomma, vai a casa, non fai che ti porti i quadri miei. Grande. Perché io volevo essere
spostati il più lontani possibile da casa, capisci? Ok, ok, certo. Cioè, l'intento, lui voleva sottrarmi qualcosa per farmi rimanere. Io invece non ti portai niente per allontanarmi. Sì, bravissimo, mi sembra una scelta giusta, ecco. Comunque fui trasferito a San Donato il Piave. Ah, okay? No, proprio, cioè, sei proprio andato dall'altra parte dell'Italia. Vado, la stessa cosa, in libera uscita, entro in un negozio, disse: guardi, io sono qui, sto facendo il militare, vorrei stare un po' con te la sera. Era un'ossessione. Secondo me le persone si erano messe in lì, cioè si erano entrate nei sistemi informativi dell'esercito per sapere dove andavi, per non wanted Enzo. Per cui mi spogliavo, passava la ronda, ci poteva anche multare, chiaramente. Comunque, che cosa successe? Entrai in questo salone ed era un salone molto bello, affascinante, pieno di belle ragazze. C'erano 15 ragazze, tutte donne. Io ero l'unico maschietto. Ah, ho capito perché eri andato anche qua. Allora, detto. L'unico maschietto con la quale, insomma, dovevo relazionarmi, diciamo. E certo. Comunque il titolare disse: guarda, qua sono tutte femminucce, fai attenzione, mi raccomando, queste ti mangiano. Faceva piacere, perché comunque diceva: non ho nessuno con cui conversare, sai, un maschietto così, almeno speriamo un po'. Avevi unito le due cose, dai. È giusto. Comunque in questo salone ho appreso talmente tante cose belle. Cose che poi sono arrivate con anni e anni di ritardo in Campania. Certo. E questo titolare era uno che stava a stretto contatto con i migliori high stylist di Londra. Ah, wow. Vidal Sassoon, Tonen Guy. E lui era uno che aveva avuto, diciamo, un ruolo importante nelle accademie londinesi. Quindi era arrivato in Italia e aveva aperto 3 negozi già all'epoca. Uno a Lido, uno a Jesolo Lido, uno a San Donato del Piave, un altro a Eraclea. Ok, certo, conosco. Sì, sì. E niente. E allora disse: guarda, mo che finisci di fare militare, ti concedi, vai a casa, poi torni e io ti chiudo un negozio. Ah. Cioè, guarda, non mi aveva mai visto lavorare, non mi aveva mai... Una sola volta toccai i capelli, feci un intreccio a una delle ragazze che lavorava lì, e lui ebbe, non lo so, fu ispirato, non lo so che cosa gli venne, comunque alla fine... È bello. Comunque ho fatto il congedo, sono rientrato a casa e praticamente ho fatto la valigia, ho detto: mamma, ti saluto, mi dispiace. Devo andare a vedere un barbiere da qualche città, devo entrare in qualche... Arrivo e lui mi affida un negozio della Pineta Cortellazzo di Jesolo Lido, alla fine del lungomare, dove ci sono tutti gli siti balneari, diciamo. Certo. Con un pubblico straniero che io, guardo, sì, certo. Non conoscevo inglese, non conoscevo tedesco, non conoscevo tedesco. L'unica cosa che fa... E che in questo negozio c'era anche la moglie che aveva la profumeria. Ok. Era una tedesca che parlava bene italiano. Ho capito. Un po' alla volta, piano piano io incomincio a masticare pure un po' qualche parola in tedesco. Piano piano. Giusto. Parole che mi facevano capire, diciamo. È giusto. Mi trovo un appartamento. Mi trovo tutto, diciamo, quello che mi interessa, e ci ho fatto 2 stagioni a Jesolo. Ci ho fatto 2 stagioni. Quindi è iniziato da Jesolo, insomma, il tuo percorso, sì, la tua ascesa. Lì ho fatto tutta la mia grande esperienza. Poi, diciamo, c'è stato poi successivamente collaborazione con molte aziende che però poi si sono trasformate in quello che diremo dopo, magari. Certo, assolutamente sì. Come mi congedo da questa città? Sera vicino a un bar, mentre si prendeva un aperitivo, eravamo 4-5 amici, arriva un signore che suona la fisarmonica a canzoni napoletane. Ah. Mi devi prendere, Luca, io mi guardo intorno, faccio così,
guardo la faccia di tutti quelli che stanno intorno a me e dico, ma che cazzo ci faccio qua io? Cioè, queste persone che stanno intorno a me. Grandissimo. 3 ore di tempo, il tempo di congedarmi dagli amici, chiamo il titolare, dico, guardi, io settimana prossima. Io... Ok. Dico, se devo vincere, devo vincere nella mia testa. Ho capito. La mia esperienza l'ho fatta. Un po' rammaricato, poi alla fine, insomma, capì l'importanza di questa mia decisione. Certo. E poi mi sono congedato e sono sceso. Certo, certo. Sei sceso a Napoli. Nel 1980. Ok. Un'attività che successivamente, dopo 6 mesi, il terremoto mi butta a terra. Ok. Rende l'attività inagibile. Eh sì. E dopo aver costruito un po' di pacchetto clienti, sono stato 6 mesi in attesa di trovare un'altra sede. Ok. Quindi ho fatto questa attesa, tutto quanto, e poi vabbè, sono sposato. Certo, certo. E dopo il matrimonio sono successe delle cose bruttissime, orrende. Certo, certo. Beh, comunque il tuo inizio è stato... È stato sicuramente, cioè mette al centro sicuramente, sono degli anni diversi in realtà, dove probabilmente, anzi leviamo proprio il concetto del probabilmente, la passione era sufficiente per creare un'attività, ok? Quindi siamo all'interno di un blocco storico, esatto, quindi cioè, il marketing, la comunicazione, cioè, in quegli anni lì in realtà non serviva probabilmente, ok? Cioè non era una leva dove doveva... assolutamente utilizzare l'imprenditore per... Bastava la passione in linea... Devi solo essere bravo. Bravissimo. Bravo, competente nelle cose che tu dicevi e che in pratica praticamente. Esatto, esatto. Guarda, ti faccio subito quindi una domanda, Enzo. Cioè, la domanda che ti faccio è se tu dovessi praticamente fare proprio un rapporto tra l'imprenditore, cioè il parrucchiere del 1980, ok? Cioè riprendendo un po' quegli anni là, e il parrucchiere del 2021, cosa sono i cambiamenti che probabilmente devi avere tuoi come base, ok? Cioè non si può assolutamente... Luca, sono cambiati i modelli di riferimento. In fondo io sono arrivato successivamente a quell'esperienza del primo negozio, dopo che poi, vabbè, il privato ha mandato in frantumi un po' tutta la faccenda, sì. Io sono arrivato ad avere 15 dipendenti. Ah, tantissimi. E avevo sia la scuola e avevo sia 15 dipendenti. Cavolo. Mi spiego, cioè voglio assolutamente, dire... Assolutamente, un salone enorme. Da un successo enorme, voglio dire, in Campania ho avuto il primo salone con 5 cabine estetiche, idromassaggio, solario, 15 posti di lavoro, 15 dipendenti, 8 lavaggi, la cucina all'interno del salone, tutto ciò che un'azienda... Un'azienda proprio, nel vero senso della parola, certo. La recezionista, avevamo tutto, tutto, tutto. Cavolo. Ora... se tu mi fai una domanda così, io non vengo da un esplicito desiderio, certo, di arrivismo, mi spiego? Sì, cioè, sì, chiaro. Io adesso capisco e ho capito con il metodo Minerva soprattutto che ovviamente i tempi sono cambiati. E quando è arrivato questo cambiamento? Quando, tornando da Bologna, dall'ennesima esperienza negativa di quello che sono la velleità delle aziende, dall'arrivismo delle aziende, certo, mi sono imbattuto in un articolo che ho letto, un articolo di Michela, certo, con la quale mi apriva una finestra. Quella finestra è diventata piano piano una prima consapevolezza, diciamo, di approfondimento, e successivamente poi è diventata un punto fermo, no? Perché i tempi sono cambiati, e se oggi io non avessi avuto l'intuito di capire che solo la bravura non basta più, non basta più, perché essendo che i modelli di riferimento sono cambiati,
cioè, non possiamo, voglio dire, relazionarci con il lavoro e con i clienti allo stesso modo di come lo facevamo quando siamo nati professionalmente. Certo. Perché se io vedo una ragazza che ama più fare l'influence che, voglio dire, che andare a lavorare, a imparare un mestiere, allora vuol dire che, voglio dire, ci vuole una scintilla diversa per catturare la attenzione. Non posso io dire vicino al cliente, col passaparola, quando ci metto da altri 20 anni, voglio dire. Sai che, Enzo, mi ricordo, siamo praticamente a ottobre 2017, stai praticamente parlando del primo evento della Masterclass, stai di successo ottobre 2017. Io mi ricordo che praticamente durante il mio intervento eri praticamente dalla parte sinistra, quindi due blocchi eri praticamente dalla parte sinistra, e mi ricordo che feci io un intervento che poi non ho mai più fatto perché era troppo evoluto, ok, per il mondo dei, comunque, del settore beauty, eccetera. Avevo fatto un intervento molto tecnico, ok, su ovviamente tutte le logiche del web, internet, eccetera, che poi in realtà l'ho via via semplificato, ok, via via poi l'ho semplificato, migliorandolo, eccetera. E tu eri una delle poche persone che, seppur era comunque un argomento tecnico, avevi fatto 3 o 4 domande. Questo riprende un pochettino quello che è la tua curiosità, che poi in realtà fa parte proprio di un tuo costrutto, di una tua forma mentis, cioè il fatto di chiedere, domandare. È caratteriale, perché, voglio dire, sì, dicevo prima, voglio dire, se non riesco a capirla una cosa, sono anche la persona che chiede aiuto. È giusto. Ed è fondamentale. Perché, voglio dire, chi non chiede aiuto è un cretino e sta, esatto, lì, sì, mobilizzato e non, certo, si può dire, chiaramente. Certo. Però se nella prima fase riesco ad arrivare all'obiettivo, ben venga per me, voglio dire. Cioè. Assolutamente sì, assolutamente sì. Enzo, cosa pensi da operatore del settore del mercato del beauty in Italia e del suo futuro? Bella domanda. un po' complessa, ma ovviamente te la faccio perché mi posso spingere dalla tua esperienza, posso anche... Allora, io osservo molto i giovani talenti che aprono le nuove attività. Sì. E da quello prendo spunto, perché dico, ma perché fanno così, voglio dire? Allora, tutto ciò che avviene nelle nuove generazioni è un surrogato. Sì. Che non ha un piedistallo, un fondamento. Ok, ok. Bella sta cosa. Bella. Perché? Che cosa succede? Io posso avere la presunzione che vengo dalla gavetta di dire, ok, non la capisco questa cosa. Vabbè, certo, ok. Questi prendono a battimento dei modelli aziendali che vengono preconfezionati per loro. Ad esempio, soprattutto nell'ottica del franchising, ok? Sì. Certo, certo. Cosa succede? Per chi non vuole avere l'ardire oppure il volere di entrare in profondità della competenza, delle cose, chiaro, si accontenta di un surrogato già pronto per lui, poi non appena lui gira la faccia da quella parte, si accorge che il dipendente magari lo sta fregando in un certo modo, no? A voglia. E quindi, voglio dire, non c'è più il timore del titolare, e questo è quello che manca. Praticamente, cosa succede? Che la figura istituzionale del titolare non c'è più, perché se un dipendente non ha, come dire, una figura di riferimento che dice quello è il mio maestro, quello è colui che mi sta insegnando un percorso, una vita, tutto, e voglio dire, lui avrà la convinzione quindi che sta facendo bene il suo percorso, e allora si crea una frammentazione del lavoro sul territorio. Ok? A livello familiare, a livello, diciamo, di amici, e quindi non c'è più, come dire, quell'impalcatura che tu fai un cammino, prima togli la polvere, poi, chiaro, fai lo sciroppo, poi fai questa... In Inghilterra, perché loro, voglio dire, sono un popolo eccezionale, diciamo, loro dicono, tu vuoi fare questo lavoro? Allora io ti assumo, tu devi fare lo shampoo. Mm-hmm. Solo lo shampoo,
fai lo sciapo per 10 anni. Ok. Se vuoi andare via, cosa avrai imparato? Non saprai sì. Allora dividere le figure istituzionali all'interno di un salone è fondamentale. Lo shampoo, devi fare solo lo shampoo, basta. Lo stilista deve tagliare solo i capelli, il colorista deve solo colorare i capelli, certo. Non si può creare una, nel caso vostro che avete ben divisi, funziona perché ognuno di voi conosce bene la propria mano. Chiaro, chiaro. L'interno è come un'orchestra, no? Quindi loro prendono a battesimo il modello dell'orchestra. Ciò che non facciamo noi in Italia, oppure pochi saloni lo fanno, che cosa succede? Che non facendo così, i ragazzi se ne vanno, i ragazzi non hanno, come dire, quel riferimento ottimale, certo. La crescita personale, quindi chiaro. Devi fare lo sciampista, questi sono i tuoi soldi, questo è il tuo contratto, se te ne vai saprai fare solo lo shampoo. Chiaro. Sai cosa è emerso da un po' di interviste che ho fatto? Che è una cosa molto interessante, dove praticamente parliamo di procedure, ok? Procedure operative poi all'interno del salone che non riguardano solamente le procedure da fare con il cliente. Cioè, quando parliamo di procedure si parla di quando uno apre gli occhi la mattina, quando li va a chiudere, ok? Quindi il titolare ha tutte quante delle procedure, anche quando non è proprio in salone, perché ci sono delle attività che puoi fare anche quando non sei prettamente in salone, oggi ovviamente a maggior ragione domani, e emerge da un po' di interviste il fatto che si sono create delle procedure, okay, dove in realtà ci sono dei responsabili di determinate aree all'interno del salone, però ovviamente una procedura, perché possa essere veramente una procedura efficace, deve fare in modo che bene o male tutti quanti possano in qualche modo mettere una toppa, ok? Seguendo quel determinato ruolo di quella persona che manca, perché quel giorno lì ha preso una storta, ok? Quindi non può venire all'interno del salone. Quindi una procedura con la P maiuscola fa in modo di tendenzialmente far sì che la persona che manca quel giorno possa essere sostituita facilmente da un'altra persona che in realtà non è prettamente legata a quella responsabilità. Questo perché ogni settore almeno due persone per quello settore. Per certo. Esempio, due sciampiste, se una si ammala, l'altra deve sopperire. Certo. Però che cosa? Bisogna avere comunque una visione dell'insieme del lavoro. È chiaro. Perché ad esempio se io taglio solo i capelli, certo, devo fare un taglio con una ciocca lunga. Voi adesso in quanti siete in salone? Noi siamo in 3 adesso. Ok, perfetto, ottimo. Quindi di conseguenza, cosa nel momento in cui io devo fare un taglio con un ciuffo lungo, certo, che cosa succede? Che la colorista deve sapere che se questo ciuffo deve andare qua, io voglio che lei il colore me lo metta in un determinato modo. Chiaro. Quindi chi deve, come dire, supervisionare tutto è sempre la figura dello stilista. Chiaro. Perché deve sapere le conoscenze di ogni singola categoria. Sì, chiaro. Quindi la sciampista deve sapere certe cose in merito a quello che sono il taglio. Mm-hmm. Il taglio deve sapere le competenze che fa il colore. Cioè tutto deve, come dire, essere... Combaciare poi alla fine, certo, certo. Certo. Chiaramente, come dicevi tu prima, le procedure semplificano molto il compito all'interno. Chiaro. Perfetto. E entriamo un po' nel merito della comunicazione, dato che tu usi veramente tanti strumenti che servono per comunicare meglio quello che fai, ovviamente, quello che fai tutti i giorni, dalla mattina alla sera inoltrata, ovviamente. E appunto ti volevo chiedere, questa è una domanda che ho fatto anche a altre persone, ovviamente, come è organizzata la tua giornata lavorativa tipo? Ok. E cioè, con questa domanda ti chiedo proprio completamente la tua giornata lavorativa tipo, quindi non prettamente nel taglio e nel colore, quindi anzi tendenzialmente mi piacerebbe che emergano un po' di più le logiche della comunicazione che fai, perché alla fine se ce l'hai davanti gli devi fare un taglio e un colore, da qualche parte l'hai pescata sta persona qui, quindi
Sì, allora, apertura 8:30. Ok. 8:30. Prima, ma prima però vai in qualche barbiere a... Della... No, non vai più. No, vengono... Non è che viene qualcuno che magari fa il militare in zona da te... E tu lo ospiterai alla grande, ovviamente. I barbieri, quando entravo dal barbiere, a volte per sfizio andavo dal barbiere per farmi la barba, no? Certo. La prima volta questo non mi fece pagare, la seconda volta mi fece pagare il doppio. È giusto, prima volta grazie, se la prossima volta mi porti, visto come funziona. Voglio dire, figurati, non era quello il problema. Comunque, niente, la mattina alle 8:30 si apre, riunione con il personale. Certo. Okay. Per capire l'agenda degli appuntamenti, per capire chi deve venire, cosa deve fare, cosa. Ottimo. Sono delle perché? Azioni. Perché hai una sorta di, come dire, cioè tu segni tutto quanto del cliente, quindi questa è un'altra cosa che emerge. Abbiamo il gestionale, poi abbiamo un'agenda anche cartacea, perché quando Perfetto. Io non sono, se qualcuno non sa usare il computer, cartaceo subito si parla. Certo, certo. Quindi se la bisogna prendere, annotiamo tra le persone che verranno se dobbiamo fare delle azioni specifiche di proposta, di vendita, rivendita, servizi, prodotti e quant'altro. Ottimo. Ok? Poi vediamo un po', si fa l'inventario, se casomai c'è bisogno di qualcosa, c'è la persona adatta proprio che fa solo l'inventario. Ok. Poi abbiamo, dunque, io apro subito le email per cercare di vedere le email, ovviamente. Certo. Prima che vedo la tua, se mi hai mandato qualcosa, grande, sicuramente non mi manda niente. Grande, ok. Niente, poi vabbè. Perché Enzo ha una deformazione professionale al di là del, cioè proprio una passione al di là dell'arte. Del mondo ovviamente che fa come lavoro da sempre, anche sulla parte digital che tra un po' ci arriviamo, ovviamente tutta la parte passione, una grandissima passione per il web. E quindi che cosa succede? Che poi vabbè, dopo le email tutto quanto, niente, insomma ci organizziamo per cominciare a lavorare tutto. Certo. Poi, se abbiamo qualche tempo morto, organizzo la formazione durante la giornata per i dipendenti. Ok. Per esempio, se ci sono delle lacune tecniche sulla piega, sul colore, certo. Su cose, ci mettiamo un attimino, le guardiamo insieme e tutto quanto. Chiaro. E poi, sempre se c'è tempo, ovviamente, tra un'attesa del colore di una cliente e l'altra, mi preparo qualche contenuto, diciamo qualche post, qualche articolo. Grande. Sfoglio un po' quello che sono le immagini da curare, da scontornare. Adesso abbiamo scoperto molti programmi che si eliminano in fondo, insomma, già subito in un click. Grande. Ecco qua che emerge l'aspetto curioso e la passione che hai per tutti questi strumentini che poi in realtà poi lo strumento al tuo livello è un qualcosa che ti aiuta a semplificare il lavoro, perché tu la faccio. Ma infatti. All'inizio era un morire, all'inizio io vorrei dire pure ai nuovi che verranno, insomma, certo, verso il vostro bacino di utenza, così, che non c'è nulla che non si può fare. No. Ma veramente, guardi, non c'è nulla che non si può. No, ma tu sei anche poi la dimostrazione, cioè, perché praticamente hai vissuto completamente cioè il mondo del parrucchiere. Per rispetto vostro, però ci sono molti colleghi, qualcuno mi chiama, che vorrebbe essere aiutato, però certo. Come giustamente abbiamo detto anche all'inizio, se uno non trova la propria strada, sì. Non è spersonalizzante che il collega debba parlare delle stesse cose del collega, certo. Quando poi lui può avere un suo linguaggio naturale per esprimersi. Esatto. È inutile. Ma sai che è la stessa cosa del macro argomento che noi martelliamo con continuazione, cioè il fatto di avere creare una tua presenza, una tua comunicazione, mettendo al centro la tua autorevolezza, perché poi c'è, cioè, il fatto oggi poi ci sarà sempre peggio / meglio in base a come la vedi la situazione,
però le informazioni che ci sono sul web ce ne sono veramente. Oggi il problema è cercare di filtrarle, perché se no, a volte anche io che faccio questo lavoro da 12 anni, vengo messo all'interno di questo blocco di informazioni e se non stai attento ti svegli dopo un paio di minuti, non esci più. Sì. Quando sono a corto di idee, io chiamo mia moglie. Ok. Lo ascolto, tu sei una donna, ok? Spogliati del fatto che io sono il parrucchiere tuo. Ok. Non pensare che io sono il tuo parrucchiere. Certo. Cosa ti piacerebbe leggere? Esatto. Se tu apri, ti vuoi interessare di un determinato argomento. Bello. Cosa aspetti? Certo. Interrogare la controparte, ok? E mi ha messo a volte in evidenza quanto era vicina la soluzione, io non la vedevo. È un po' quando stai sempre con lo schermo, si annebbia la vista, non sai, ogni tanto ti devi alzare, ti devi prendere un caffè, un'altra cosa importante, aggiungo a quello che è la mia giornata lavorativa, sì, è la fotografia. Ho creato un angolo, ho comprato un fondale, ho comprato un bang di luce per la luce diffusa fatta bene. Bellissima sta roba. Fondale, i cartoni con l'espositore dei prodotti. Ok. Ogni foto che faccio c'è questa comunicazione costante, capito? Del certo. Prodotto tuo, e poi ci arriviamo, perché ovviamente Enzo ha la sua linea brandizzata, ovviamente. Certo. Anche perfetto. Fotografia adesso sta acquistando un valore diverso, anche la cliente ha questo vezzo di farsi fotografare al momento, capito? Con le luci da studio fotografico proprio. Ma perché diventa anche più semplice poi, Enzo, vendergli il fatto di avere uno scatto, perché un conto è uno scatto così, col tanto per... Un conto è allestire proprio uno studio o una sorta di... Perché poi anche qua c'è la percezione. C'è la percezione di vendita. Dimmi. C'è un'altra cosa. Mamma mia, quante cose che fai, grande. La gente fa la fotografia. Sì. Allora, poiché la fa vicino al fondale dove ci sono anche i prodotti. Certo. Allora, se lo richiede, perché prima di andare via dovrebbe prendere un prodotto. Allora sì. Io prendo il prodotto e glielo do direttamente. Dico, ma di questo prodotto, facciamo la foto col prodotto. Eccezionale. Adesso eccezionale. Come fai a non comprartelo quel prodotto? Adesso come fai a rimetterlo sullo scaffale? Perché se tu lo metti, poi diciamolo, Enzo, perché se lo rimetti sullo scaffale non entra, non esce dal negozio. Poi. Allora, la parola magica, ma hai posato il prodotto? Ma non lo posare, lascia mettere. Grande. Beh, questa qua è una... No, allora, l'immagine, Enzo, l'immagine è... Cioè, poi alla fine si vende bellezza. E l'immagine, quanto è importante l'immagine all'interno della vostra comunicazione? Da 1 a 10, 12, ok? Diciamo. Molto, anche come si mettono i dipendenti a volte. Esatto. Io vedo in giro ragazzi che lavorano nei saloni trasandati con delle magliette. Certo. Come fa una manicurista con le unghie tutte sfaldate? Chiaro. Cioè, come fai? Voglio dire, tu prendi le mani in mano a una persona... Ma se prima tu sei una scialta, esatto. No, assolutamente. Ma quindi prima, durante il flusso delle informazioni, praticamente parlavi che scrivi dei post. Enzo praticamente ha un sito, ovviamente si chiama enzoluzzi.it. Andatelo a vedere, ha proprio una sezione blog. La maggior parte dei nostri clienti, insomma, edita la sezione blog con la quale lui fa tutto un lavoro di comunicazione e cerca di intercettare delle persone con un sistema di informazioni. Hai voglia di parlarne un pochettino di questo metodo? Insomma, ovvio che... No, ci mancherebbe, no. Allora, esiste dunque un insegnamento istituzionale di quello che devi scrivere. Esatto. E quello è di base, con la quale, ecco, c'è un'indicazione, no? Come la da Luca, tutto il resto, ok? Certo. È stato di grande aiuto per cominciare a prendere consapevolezza. Certo. Poi che succede? Come accade sempre,
prendere spunto diventa sempre più complicato. Esatto. Ma se fai un atto di coraggio, fermandoti e dire: ma io chi sono? Che cosa voglio dire a quella persona? Voglio dire, faccio questo lavoro, che cosa io sto comunicando? Guarda, magicamente, magicamente proprio, ti vengono le parole, e basta scriverle soltanto così come ti vengono, anche rozze, grezze come sono. Vero. E vai a, sai, ad aggiustare piano piano, esce pure, certo. Esce pure l'articolo. Sì, fermi la bozza, fermi i punti della bozza, poi te la compili dopo. No, mi ha fatto riflettere quello che dicevi prima, Enzo, che tu durante un taglio a volte... Sì, quello è fondamentale. Bellissima quella cosa lì. Cioè, allora, questo denota l'importanza che dà Enzo alla comunicazione. È una parola quindi, chiara. Raccontala tu, perché è bellissimo. Cioè, un po' è l'essenza di questo summit, poi, alla fine. E allora, faccio un esempio pratico. Sì. La cliente viene, si siede, deve fare un taglio, ha i capelli sottili. I capelli sottili sono una rogna per tutti i parrucchieri, ok? All'improvviso, certo. Si siede, tutto male, gli hai fatto già lo shampoo, devi cominciare a fare il taglio. La cliente dice: Enzo, mi raccomando, nella parte alta qua dietro, la mattina quando mi sveglio si aprono sempre i capelli. Che wow! Titolo: come evitare l'apertura dei capelli al centro. Quindi Enzo praticamente si sgancia dalla persona e va a notarsi questo solo titolo. Il titolo mi va a segnare, solo certo, il titolo. Certo, no, ci mancherebbe che scrivi il post mentre è lì. Allora, aspetta un'ora che scrivo l'articolo. Allora, chiaramente faccio il taglio che ho pensato di fare, no? Certo. Allora, la cliente fa la permanente, la stessa cosa. Il parrucchiere precedente mi ha fatto una permanente e mi ha bruciato i capelli. Come evitare la bruciatura della permanente. Bellissimo, esatto. Tutte cose che devi sapere sulla permanente. Eccezionale. E questo praticamente, quindi Enzo vi sta dicendo che le informazioni da scrivere all'interno del vostro sistema informativo sono le vostre clienti, okay? Che ve le danno. Assolutamente. No, ma queste qua sono una chicca incredibile, questa roba qua. Quindi non ci sono tool, non ci sono strumenti, non ci sono segreti, ma sono le comunicazioni che vi danno, quindi sono cose che vogliono sapere, vogliono risolvere le vostre clienti, il vostro sistema informativo deve andare in quella direzione. Per esempio, in questo periodo, voglio dire, quale donna ha voglia di ascoltare cose, sai, sofisticate sui capelli? Esatto. Ho scritto un articolo, come essere bella e felice. Bella e felice, bella. L'ho letto. Quale donna non vuole essere bella? Felice in questo momento. Io voglio essere felice. Cavolo, assolutamente. Grande, grandissimo. Grandissimo. Ma senti un po', Enzo, se parliamo di successi, ok? Quindi, quale in questi anni ti piace considerare come il tuo grande successo lavorativo? Anche qua, cioè, consideralo proprio a livello generale, quindi potrebbe essere un successo che hai capito delle logiche, potrebbe essere, cioè, rispondi pure come... Allora, come ti dicevo prima, chiaramente io avevo già raggiunto un tipo di successo, diciamo, soddisfacente, no? Certo. Ciò che un parrucchiere può ambire nell'arco della sua carriera, diciamo. Certo. Avevo tutto, veramente tutto ciò che una persona anche nel privato potesse poi. Certo. A Napoli c'è un proverbio che non so se comunque quando una cosa viene distrutta voglio dire con la forza e con la determinazione. Però devi dirlo in napoletano, Enzo, perché sennò non rende. Il dialetto napoletano non può essere, cioè, perché noi ci sforziamo poi... Al nord ci sforziamo di fare, quando faccio qualcosa devo dirlo anch'io in dialetto, non puoi, vai, spara in dialetto. Allora, non so se è completo, si dice chi fravaca e sfravaca, cioè fravaca significa il cemento, la prima fatica, sfravaca distruggi, sì. Non ho mai pace, nel senso che è vero. Alla fine, voglio dire, riedificare di nuovo un assetto lavorativo, partendo dalle macerie, se non incontri e hai la capacità di un'apertura mentale,
non ci arrivi, rimani bloccato, ti fermi. Bellissima sta chicca, bellissima. Allora sì. Io un messaggio che voglio dare anche a chi ha avuto tanti problemi nelle attività, chi si è fatto pregare soldi dalle aziende, ad esempio io le ho cacciato via tutte istintamente, da me non ci viene più nessuno, perché nel momento in cui ho appreso che se tu vuoi venire da me non mi vuoi pagare per il mio servizio, allora vuol dire che qua non ci devi entrare più. Chiaro. Perché che cosa è successo? Negli anni clou delle aziende, le aziende hanno spremuto i parrucchieri perché se il 99% non capisce una mazza, certo, quell'1% avrà la ricchezza e il potere totale. Certo. Quindi hanno potuto fare quello che hanno fatto sia le aziende che anche i grandi hairstylist internazionali, certo, perché c'era una maggioranza dall'altra parte che non aveva voglia di entrare nella competenza pura della materia capelli. Allora io dico, se quello là a Londra fa un taglio di capelli e tu stai con la bocca aperta ad ascoltarlo, e voglio dire, non ti sei mai posto il problema che quella è scienza e matematica, tagliare i capelli e geometria, voglio dire, non ci vuole niente a fare un triangolo, non ci vuole niente a fare un voglio dire, basta aprire un libro della terza media che lì ci sono tutte le competenze per tagliare i capelli. Certo. Allora, la mia più grande soddisfazione è stata quella di aver acquisito consapevolezza che tutto ciò che io sono e quello che ho imparato è la natura che ce l'aveva già dentro. Non è mio frutto, non è frutto tuo, non è frutto di nessuno, certo, perché la natura ha già dato quello che ci serve. Adesso sta a noi avere la bravura di andarcelo a prendere e farne l'utilizzo che è giusto, che va bene per noi. Chiaro. È un messaggio che in realtà tradotto è praticamente che abbiamo praticamente gli strumenti oggi, ce ne sono veramente tanti. Bisogna capire ovviamente quale utilizzare, quindi ci sono sicuramente delle guide da avere, ok? Il discorso è che bisogna martellare con costanza, perché uno degli elementi che... esatto, quella roba lì è una cosa che a maggior ragione tutta la parte digital web che viene confusa come il vero marketing si fa online, eccetera, quando in realtà poi la base si costruisce soprattutto per un'attività locale, quindi un salone di parrucchieri, un centro estetico, la si costruisce proprio, le fondamenta si costruisce proprio all'interno del negozio, ok? Sì, l'online serve tantissimo quando ci sono delle idee già chiare, ok? Perché... Michela mi dice che ci sono ad esempio dei colleghi che pur non avendo mai fatto marketing lavorano da Dio. Certo. Io ho imparato che per me questi sono solo dei fenomeni. Certo. Ti spiego perché, voglio dire, io non credo che tu con le tue competenze in un momento di crisi puoi crollare. Se sotto non hai nulla, sì, voglio dire, in un momento qualsiasi della propria vita, cioè quello che ti sostiene è quel perno, sì, quella determinata competenza, quella determinata... volontà tua dentro che hai, che ti sosterrà in quel momento di difficoltà. Certo. I fenomeni nei momenti di difficoltà crollano. E quella è la ragione perché io dico, non bisogna guardare nel piatto degli altri, bisogna come guardare nel proprio territorio, all'interno del proprio ambito lavorativo, cercare di guardarsi intorno, sì, ma non di emulare. Ma quello lavora e come fa, chissà come fa, chissà quale prodotto usa, chissà quale azienda sta usando, forse devo pitturare, capisci? Sì, sì, sono delle pippe mentali dove in realtà ti aiutano solo a allontanare poi il problema che in realtà è all'essenza. Cioè, sì, quindi non ti permette di lavorare sul vero problema che devi risolvere, lo allontani perché magari hai paura di affrontarlo, perché probabilmente nel tuo vero io lo sai qual è il problema, o comunque ci sono delle persone che non riescono a capire, ci sono anche tutto quell'altro blocco di microimprenditori che
veramente aprono e non sanno veramente cosa fare poi dentro, aprono perché, cioè... Dispiace. Sì, sì, dispiace, come dice Emi, dispiace. Sì, 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 esatto. Ma allora, praticamente, Enzo, quali sono gli errori, ok, che ritieni di aver commesso in passato e che se tornassi indietro non rifaresti? Dimmene due, cioè nel senso i due fondamentali, poi ovvio che ognuno è costellato di errori nella propria vita, ma che fanno poi crescere. Però se dovessi darmi proprio i primi due che ti vengono in mente. Ok, il primo è che quando ho raggiunto il numero di 15 dipendenti, sì, potevo avere la possibilità di estrapolarne almeno 3 bravi, okay. Okay. E di renderli come dire, procreativi per ulteriori saloni, diciamo. Da certo, prima. Certo, insomma, quello che ha fatto con te in pratica, cioè quello che voleva probabilmente fare con te il primo, quello di San Donà di Piave, sì. Sì, è solo che poi, hai capito, è... Certo, certo, certo. È stato un grande errore, quello è stato un grande errore. Certo. Responsabilizzare. Responsabilizzare è un'altra parola importante nelle procedure. Cos'è successo in un momento quando la mia vita privata andava in frantumi. Sì. E quindi non ho avuto la lucidità di, sì, per poter gestire questo argomento. E certo, di conseguenza... voglio dire, mi ha salvato, tra virgolette, il mio lavoro. Sì, sì. Ma guarda, sai che il concetto della responsabilizzazione, che poi è all'interno del macro mondo delle procedure, in qualche modo lavora proprio in contrapposizione con l'ego che ha lo stilista. Cioè, perché io non lo responsabilizzo il mio collaboratore perché voglio che passi tutto da me, ok? Voglio che sia io la persona di riferimento. È un po' una logica che accomuna tante persone che poi non riescono a arrivare al giusto. Lo schiavo. Sì, sì, sì. Lo schiavo di me stesso, perché... Esatto, è bellissima sta cosa che stai dicendo con me. Lo schiavo di me stesso perché comunque la cliente che veniva al negozio, cioè tu ti prendi 50.000 lire all'epoca, un taglio di capelli, e voglio che me lo fai tu. Mamma mia, è perso. Allora, annotatevelo ragazzi questa roba. Ecco che poi successivamente, anche prendendo in riferimento l'Inghilterra, Londra, certo, ci sono diversi stilisti, diversi prezzari all'interno di un salone. Certo. Mario c'ha il taglio 20 euro. Certo. Francesca c'è il taglio 50 euro. Il titolare, certo, ce l'ha 100 euro. Certo. È l'unico, certo, modo di sganciarsi da questa realtà. Chiarissimo. E in quel caso tu veramente lavoreresti solo con l'elite. Esatto, esatto. Allora, magari il titolare potrebbe servire gli altospendenti. Chiaro. E intendi quell'altra fascia che pensa, dice, vabbè, se lavora con lui sicuramente sarà meno bravo, ma altrettanto, esatto, bravo. No? Esatto. E in realtà è... qui dovrebbe fare un lavoro dove nel tempo quelle cioè tu hai fatto riferimento, quindi io ho 3 collaboratori, Maria, Francesca e ci sono io, ok, per dire, quindi Maria 60, Francesca 80, Enzo 120, ok. Le persone che vogliono spendere 120 euro con Enzo, cioè dovrebbe essere Enzo nella situazione a fare in modo che deve lavorare a vantaggio dell'azienda, ok, in maniera che Enzo possa dedicarsi poi un po' di più per quel lasso di tempo nella parte strategica, quindi deve essere l'Enzo della situazione a spingere poi verso Francesca e Maria, perché comunque se le ho messe lì io, ci sarà un perché, sono più bravi di me probabilmente, ok, su determinate logiche. E per questo allora alla fine la parte responsabile io credo che comunque ricada sul titolare, indipendentemente dal prezzo. Esatto. Questo è fuori discussione, perché poi, certo, chiaramente poi c'è l'aspetto informativo. Certo. La questione legata al prezzo non può essere concordata quando il cliente è già nel salone. Dice, scusi, quando vuoi spendere? Questa parte informativa deve essere preventivata prima, voglio dire a monte, con una campagna divulgativa sull'argomento, proprio che il salone è impostato con queste 3 tipologie. Esatto. Altrimenti si diventa una baraonda, diventa anche disagioso per il cliente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Una cosa che io faccio da sempre, il mio prezzo
di qualunque servizio è completo di tutto ciò che serve ai capelli all'interno del salone. Cioè, per me è impensabile che io debba chiedere al cliente facciamo questo, facciamo l'altro. Se tu ti devi fare solo una piega, certo, devi fare lo shampoo, non è che devo chiederti, signora, per farti spendere 2 euro in più, facciamo prima uno shampoo antigrasso, antiforfora. No, il prezzo 20 euro è, comprende anche ciò che serve. Certo. Questo mi spinge alla rivendita. Ok, ok. Per esempio, ho fatto tutto quello che devo fare, che è già compreso nel prezzo, quando la cliente, prima di andare via, dico, guarda, noi all'interno del tuo servizio abbiamo integrato questo shampoo al lavaggio. Sarebbe opportuno che se tu non vieni ogni settimana lo puoi continuare a casa. Quindi chiaro, abbiamo fatto due cose, diciamo, capito, positive. Certo, senza... certo, no, no, molto chiaro, assolutamente sì. Enzo, dato che tu comunque hai un bel ecosistema digitale... Finisco. Sì, sì, prego, prego, scusami. Una era questa del dipendente. Che sì, non, sì, grazie. L'altra è l'aspetto numerico strategico dei musici. Ah, bello, bello, perfetto. Perché quello, ad esempio, io, diciamo, ne prendo, perché prima purtroppo si lavorava, Luca, si lavorava così tanto. Esatto. Che si facevano, voglio dire, il rapporto con la banca era bello, come dire, i soldi giravano, hai capito? Certo. C'era bisogno di tanta fatica. Quindi i numeri per te erano i versamenti. Quelli erano i numeri. Esatto. Esatto. Col passare del tempo, chiaramente, i numeri adesso hanno acquisito un'importanza, voglio dire, maggiore, no? Chiaro, chiaro. Ma alla fine poi la comunicazione deve, Enzo, essere prettamente collegata e collegabile ai numeri, perché anche il singolo articolo che tu scrivi, e adesso poi veniamo alla domanda che ti volevo fare, che è prettamente legata poi all'iter che tu svolgi quotidianamente proprio come strumenti operativi per comunicare, ok, all'interno del, suo, del tuo salone. Sì. Ogni cosa che tu fai deve essere misurabile, cioè devi capire perché l'imprenditore, per comunicare la sua azienda, il suo salone, il suo centro estetico, eccetera, deve in qualche modo deve spendere, ok? Spendi del tempo, sicuramente, perché per farlo bene bisogna spendere del tempo, bisogna spendere dei soldi perché comunque bisogna farci aiutare da Mr. Facebook e Mr. Google, ok? Se vogliamo proprio darci due numeri, due centri media proprio per eccellenza, che ci permettono di divulgare i nostri contenuti, e quindi noi bisogna sapere, dobbiamo sapere da imprenditore, quanto ci ha reso quella campagna pubblicitaria. E ti spiego come faccio. Grande, vai. Allora, mi sono preparato un file Excel. Mamma mia, quanta tecnica, no, quanta tecnica. Cosa abbastanza semplice. Allora, la data dell'arrivo del cliente, sì, il nome del cliente, sì, quando ha speso per il servizio, okay, quando ha speso per la vendita, sì, cioè se ha acquistato qualche prodotto, certo, e il numero di telefono. Okay. Okay? Quindi, tutto ciò legato alla spesa della campagna. Certo. Se per esempio ad aprile sono entrate nel salone 10 clienti nuovi, certo, attraverso la campagna Pixie, quello che è, certo, certo, ho speso 400, ma devo fare il raffronto, con, metto proprio la somma, certo, e gli posso fare proprio il totale a Excel proprio. Certo, certo, certo. Hai investito, sono arrivati tot clienti nuovi, questi tot per servizio, questi tot per la rivendita. Certo. Poi, quelli che diventeranno fidelizzati, ovviamente, fondamentale. E infatti, infatti allora, immaginavo che non ti fermavi qua. Grande. La fidelizzazione, come la calcolo? Che in base, allora, intanto se viene la successivamente metto numero 2, numero 3, 4 visite, 5 visite, cambio l'importo. Ok? Perfetto, grande. Poi per esempio faccio una media, dico dopo 6 mesi, dico guarda, su questa tot di campagna, questi sono fidelizzati, questi grande, sono miei. Bellissimo. Complimenti, Enzo, perché in realtà si fa così. Cioè, poi ci sono degli strumenti che agevolano un pochettino questi numeri, questi automatismi, però si fa così, Enzo.
Poi tutto il resto, voglio dire, andiamo con offerte, chiaramente, perché se la prima volta sei venuta e non ti vedo dopo un mese e mezzo, due mesi, immediatamente con un messaggino, magari se abbiamo parlato del colore, facciamo subito un'offerta veloce sul colore. Poi accetti, non accetti, quello è un altro problema. Quindi praticamente avanti. Hai fatto un micro corso di acquisizione e fidelizzazione di clienti ottimizzata sui numeri, ok? Grande Enzo. L'altra cosa sono le web box, ovviamente. Certo. Quelle le teniamo sempre pronte con... Chiaro. È in arrivo una web box a voi, eh? Ah, ok, una web box? Penso che tra poco... Non ho letto nei commenti della live. Grande, grazie Enzo, grazie. Ma senti un po', stai parlando della wow box, eccetera, quindi mi sento in dovere e onorato di farti raccontare ovviamente che cosa ci metti all'interno, perché poi all'interno c'è poi l'essenza che ti permette poi di lavorare, perché prima hai detto facciamo la foto col tuo prodotto e poi questo va alla cassa e dici ma lo devi posare sullo scaffale, sei sicuro? Assolutamente no. Allora, nella wow box abbiamo Ho fatto un libro di tutte le recensioni acquisite. Ok. Siamo arrivati quasi a 200. Grande, ho visto, stai spaccando, sì. E poi abbiamo... Anche se le recensioni servono poco, poi... Grazie, il dépliant di tutta la linea dei prodotti che ho brandizzato. Ottimo. Poi c'è... Quanti ne hai adesso come numero? 4 prodotti brandizzati. Wow. Bello. Sì, c'è tutto sul sito, quindi sì, per chi vuole vederli, insomma. No, non tutti sul sito. Sì, ce ne sono parecchi, sì, esatto. Vabbè. Comunque, poi abbiamo all'interno della questa box, abbiamo una lettera di benvenuto del cliente. Ok. Con il riferimento dei link per le recensioni. Wow. Ok? Certo. È un buono offerta, per esempio di una somma magari dai 5 ai 10 euro, per un determinato servizio, se magari ho intuito che nel mentre tagliavo i capelli lei avrebbe avuto piacere di fare il colore. Esatto. Anche perché, scusami Enzo, tu ovviamente avendo contatto col cliente, avendo uno schema preciso, sai perfettamente il cliente, se l'hai gestito tu, l'ha gestita la tua collaboratrice, eccetera, sai, hai percepito i gusti e le cose che potrebbero farle più piacere, ok? Quindi nella wow box, se ti piace il cioccolato fondente, non è che ti metto il cioccolato bianco pralinato, cioè voglio dire. È vero. E poi ci sono due campioncini di prodotti, uno shampoo e una maschera. Perfetto. Per cominciare a far provare il prodotto. Bello. Chiaramente ci possono essere anche due cadeau, uno per i servizi capelli e un altro per la rivendita, certo, per acquistare il primo prodotto in offerta. Ottimo. Per incentivare, diciamo, già la prima fase, certo, di un prodotto almeno. Diciamo. Certo. Grande. E questa è la prima fase. Poi, chiaramente, il giorno dopo, dopo due giorni massimo, arriva, se non è arrivata ancora la recensione, arriva la prima minaccia. Parliamo di questa minaccia. Guarda, sono felice di averti conosciuta come persona. Spero che tutto sia andato come tu desideri. Nel caso tu lo desideri realmente, se puoi ritornare nel mio salone, fai la recensione, altrimenti... Se no non entri mai più, anzi, perché se no poi c'è la terza chiamata che è proprio un mandare delle persone proprio a casa di questa, sì. Diciamo che c'è un sollecito di benvenuto e restiamo in attesa di una tua recensione. Grande. Beh, direi che c'è tutto quello che serve per poi creare i presupposti per far felice la persona. Perché poi il discorso delle recensioni, sai cosa succede? Succede che se uno la lascia, si sente in dovere di comunicare, dato che si è preso la briga di metterci la faccia, ok, in questo caso sul tuo salone, è come se avesse un obbligo morale poi per diffondere il tuo salone ovunque, perché io ci sto mettendo la faccia. Quindi è una cosa, proprio un obbligo mentale, morale, che c'è poi nelle persone. Sì. È vero.
Allora, abbiamo parlato di linea brandizzata, ma Enzo ovviamente non finisce qua, perché voi dite che cacchio fa veramente tante cose, però qua stiamo parlando di un'attività, perché Enzo all'interno della sua attività ha un'altra attività, ok? E poi così parliamo magari del tuo libro. Vai, allora, Enzo. Allora, parliamo della formazione, ovviamente. Esatto, esatto. Allora, la formazione prende, diciamo, vita almeno 40 anni fa. Ok. Perché... Certo. Da quando il primo parrucchiere ti ha regalato quei manuali, scommetto? No, qualcosa successivamente, perché... Successivamente. Mi fai fare il tempo. Grande Enzo. Cosa è successo questo fatto? Perché poi questa è un'altra storia. Allora, avevo già il salone, già tutto avviato, mi contattano dei colleghi okay. Dicono: ho saputo che ti piacerebbe far parte di un gruppo. Io ho già i gruppi, cioè, quando mi dicono gruppi, associazioni, okay. Incazzo perché dico, e già ti viene l'orticaria. No. Allora dico, va bene, si crea questo incontro, vado a questa riunione, c'erano due o tre colleghi che conoscevo, comunque vogliono mettere su un progetto scolastico a scopo di lucro, per fare corsi, diciamo, a pagamento. Ok, va bene. Certo. Quanti giorni a settimana ci dividiamo un attimino i compiti e si parte. Okay. Ora, ovviamente, io sono, come dire, non protagonista, però dico, devo avere il controllo di quello che faccio. Ok, siamo un gruppo, chiaramente, e voglio dire, ognuno dovrebbe fare le proprie cose, giustamente, no? Siamo tutti acconciatori, mi avete chiamato per far parte di un gruppo. Ciò vuol dire che se io mi sto dedicando a cinque ragazzi, non mi dovete rompere le palle, scusi il termine. Certo, no, si capisce, è facile, sì, sì. Devo fare il mio lavoro, devo fare, quindi devo fare. E allora l'intervento di troppo protagonismo da parte di qualche collega mi fece un po' allontanare da questa prima esperienza di formazione, perché i ragazzi avevano un riscontro e mi stavano sempre attorno, ok? Sì, questo aspetto estetico a qualcuno dava fastidio, chiaramente, e cominciarono un po' dei conflitti, come succede in tutti i gruppi. Ok, così. Certo, certo. E ho dovuto fare un passo indietro in questa prima esperienza. Okay. E da allora, una bella cosa. Allora, è bellissimo, perché allora dicevo, io devo capire e devo misurare da solo che forza posso sostenere come allievi, diciamo, quanti ne riesco a mantenere da solo. Okay? Chiaro. Cominciai delle prime campagne pubblicitarie, tutto quanto. Comunque, primo corso 10 ragazzi, secondo corso 20 ragazzi, 25 ragazzi, 30, da solo 30 ragazzi. Mm. E avevo creato un metodo molto semplificato, proprio pratico, che metteva in sicurezza i ragazzi e poteva essere lasciati anche, come dire, a tagliare i capelli da soli, diciamo, senza problematiche. Chiaro. Perché una informazione di gruppo e poi passo passo correggevo un po' tutto ciò che dovevano fare, un po' alla volta. Certo, certo. Tutti erano contenti, tutti pagavano, ringraziavano ed io ero felice perché per la prima volta io stavo, come dire, realizzando uno dei miei grandi sogni, quello del fare il formatore. Chiaro. Poi avevo già fatto. Certo. Ad un certo punto, poiché io sto in un territorio dove insomma ci sono dei quartieri molto disagiati, no? E dal punto di vista umano proprio. Chiaro. Allora avevo un po' da poco fatto un'esperienza mia personale, diciamo, spirituale, no? Chiaro, chiaro. E questa cosa mi toccò talmente alcune corde della mente che mi spinse a ragionare su un fatto. Dico, okay. Se noi parrucchieri ci lamentiamo sempre che non troviamo personale, non c'è, perché le scuole istituzionali di parrucchiere
fregano solo soldi ai ragazzi e non insegnano nulla, perché certo, poi quando vanno nei saloni dobbiamo ricominciare da capo, okay? Perché lo fanno solo per quel pezzo di carta, quel diploma che devono prendere, ma alla fine realmente è solo per allungare la scuola d'obbligo, loro non imparano nulla. Chiaro. Allora disse, se proprio io devo dare qualcosa ai ragazzi, lo voglio dare a chi ne ha bisogno veramente, a chi è proprio ha fame di lavorare, chi veramente, bello, diciamo, ha quella, quella struttura di dire, ok, non ho soldi, non posso frequentare una scuola, ok? Quindi, come devo fare? Non sapevo come fare. Vado in parrocchia, apro la porta, c'era il parroco, mi siedo, dico, ti devo parlare. Il parroco mi guarda e dice, e tu da dove esci fuori tu? Perché ti ha mandato a te con le braccia aperte, sai, quando uno apre le braccia aperte, dice, ma tu, qualcuno dal cielo ti sta mandando qua. Dice, ti sono fatto di male. Dice, no, non hai fatto niente di male, ma perché qualcuno ti sta mandando? Comunque, qual era il mio pensiero? Quello di avvalermi di una onlus per fare corsi di formazione gratuiti, okay, per i ragazzi disagiati. Ok. A monte di un progetto che io presentai, certo, che i ragazzi avrebbero dovuto presentare prima il modello ISE. Ok, ok. E dimostrare veramente che lo stato familiare, insomma, sì, certo, familiare, tutto quanto. Comunque, Luca, in 4 anni ho formato 500 ragazzi. Cavolo. 500 ragazzi. Con questo progetto, allora, il martedì sera e il lunedì sera chiudevo alle 7 il salone e me ne andavo in parrocchia a fare la formazione gratis a questi ragazzi. Grande. Con 2 gruppi, uno un gruppo il lunedì e un gruppo il martedì. Martedì, certo. E questo l'ho fatto per 4-5 anni, di cui di tutti questi ragazzi, 30 ragazzi stanno lavorando adesso nei saloni. Wow. Questo progetto, 30 ragazzi. Oh, sono pochi, lo so, però... No, 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 non sono pochi per niente, come quando... Sono quando come praticamente ci dicono dalla sponsorizzata che abbiamo messo praticamente 50 euro, sono arrivati solo 3 clienti. Cacchio, ma sono, cioè, è lo stesso discorso. Alla fine, per farti capire come sono poi la categoria dei parrucchieri, allora avevo fatto delle telefonate ai colleghi per dire, cari colleghi, se la sera hai chiuso il salone alle 7, certo, e ti stai lamentando che non trovi personale, perché non mi vieni a dare una mano in parrocchia, ti vai a formare, ti crei tu un gruppo, se sì, ti piace, di ragazzi, e te lo cresci e te lo allevi senza fastidio, senza avere fastidio tu, perché c'è l'associazione che copre le spalle. Pensa te. Capisci? Potevamo avere anche la possibilità di prendere questi gruppi di ragazzi, di farli girare nei vari negozi e ananche farli lavorare, farli fare lo shampoo, prendere la scuola, claro, prendere, che ne so, insomma, l'immondizia. Chiarissimo, chiarissimo. Era una formazione che poteva servire e può servire a livello personale. Una, certo, scuola bottega, no? Una scuola, certo, una vera scuola, certo. Oh, mi hanno risposto picche tutti quanti, capisci? Certo. E certo, quindi poi con la pandemia abbiamo sospeso tutto perché non certo. Beh, assolutamente... un'idea assolutamente di livello, ecco, sicuramente differente, che parte dal basso, ma poi come tutte le idee, quando partono poi dal basso, col giusto impegno, eccetera, alla fine sono costruttive su tanti livelli. Ovvio che bisogna essere sempre, avere gli appoggi, la collaborazione, magari, ecco, ti hanno detto di no tanti parrucchieri, ma sicuramente potrebbe essere un'idea geniale proprio a livello, su economia di scala, questa roba qua, Geniale. Un'altra piaga che sicuramente voi incontrerete. Una piaga, sì, te lo spiego io questa storia. Allora, qual è la piaga più grande? Le aziende, no? Le aziende. Certo. Che ti vendono prodotti. Sì. Soprattutto nei giovani talenti. Guarda, io auguro che voi potete veramente fare qualcosa, perché distruggono... Noi ce la mettiamo tutta, poi è talmente grande come problematica. Distruggono proprio, i ragazzi li distruggono proprio, sì, se li mangiano,
Sì, è vero. Allora ti forniscono i prodotti contrattualmente e ti danno la ciliegina sulla torta, che è la più grande siringa che ti possono fare. Certo. Quella di portarti a lavorare sulla pedana. Ok? Attenzione, certo. Tu hai fatto un investimento, hai aperto un salone, ti sei caricato di prodotti. Poi per la velleità, per il vezzo di andare ad esibirti in pubblico con un pubblico che non ti caca, che sicuramente sì, non verrà mai da lui. Ok? Certo, certo. Anzi, una cosa che fanno per loro, perché mettono al centro il loro marchio, mettono al centro il loro, la loro comunicazione su quella roba. Per dimostrare cosa? Allora, tu azienda mi vuoi, vuoi lavorare, mi devi pagare. Ma sai, Enzo, è l'ego che ritorna anche qua. Cioè il concetto, sai che prima parlavamo della responsabilizzazione dei collaboratori, le procedure, eccetera, uscire sempre fuori, la maggior, cioè uscire... il più possibile dai radar della visibilità della tua azienda, cioè gestirla da fuori, quindi sempre più sull'aspetto strategico, rientra anche questa roba qua, perché l'ego è la, per la cosa che distrugge maggiormente il brand, perché un brand lo crei con dei collaboratori, con le giuste responsabilità, procedure, mettendo da parte il tuo ego, ok? Vai dalla mia collaboratrice, è più brava di me, se te l'ho messa lì, cioè non è che io scelgo una a caso, se è messa lì. Sì. No, perché poi vedi, naturalmente si creano già queste simpatie di alcuni clienti verso i collaboratori. Certo. Basterebbe solo orientarli e farli crescere. Bravissimo. Bravissimo. Sì. E quindi Enzo, l'ultima cosa che hai fatto, che hai lanciata pochi giorni fa. Ecco, nel primo step di chiusura praticamente mi è venuta questa idea, questa intuizione di scrivere questo libro, questo manuale. Come si chiama? Manuale tecnico del taglio capelli, del taglio base. Perfetto, taglio base, sì. Che trovate sul sito sempre di Enzo. Manuale del taglio base, manuale del taglio base. Complimenti, sì. E quindi non ti fai mancare nulla praticamente. Fatti di grafici, di spiegazioni. È un libro vero e proprio, è un libro vero e proprio. Sì. Complimenti. Beh, che dire Enzo, io magari chiudiamo con la classica domanda che faccio alla persona che ho intervistato, cioè quali consigli vuoi dare, cioè nel senso danne un paio, insomma quelli che vuoi tu, ai tuoi colleghi che ci stanno ascoltando al Beauty Show? Allora, il consiglio che posso dare è che il successo del tuo collega non è il tuo successo. Tu devi trovare solo la tua strada, perché è quello che si tratta, di trovare la tua strada. Perché sarà, è nella diversità che ci si può confrontare, non è nell'uguaglianza. Io e te non dobbiamo essere uguali. Anzi. Se io scrivo un post, tu non devi fare lo stesso post, devi scrivere un'altra cosa. Se ho fatto un video di una determinata scritta, una determinata foto, devi farne un altro, devi parlare di altro, perché tu sei altro. Esatto. Okay. Oppure farlo, in realtà puoi farlo su quella tematica, ma mettendo in risalto il tuo elemento di differenziazione, perché poi alla fine noi parliamo nel nostro metodo, cioè il focus, posizionamento, e poi si parte poi con tutta la divulgazione dei contenuti. Fatto questo, perché poi alla fine, spiegato in maniera anche qua estremamente semplificata, di persone che sono specializzate nel taglio e nel colore, ce ne sono tante, però ovviamente con il metodo di Enzo c'è Enzo, ok? Con la comunicazione che usa Enzo c'è Enzo, perché poi Enzo si posiziona in maniera differente da altre persone che sono focalizzate sulla stessa matrice, ok, di categoria, attraverso una comunicazione che scrive Enzo, con un metodo di comunicazione che scrive Enzo, ok? Enzo si stacca dalle poltrone per andare a scriversi i titoli dei post, cioè voglio dire... Aggiungo che voglio dire, credo che il successo arriva quando ti scrolli lo stress di ottenerlo. Certo, perché anche quello, certo. Quando ti puoi rilassare e dire ok, questa è la mia strada, la faccio, la devo percorrere, devi percorrere sì. Questa strada. Sì, lo capisci, quando,
quando hai fatto i primi step, hai creato una base, perché quello è fondamentale, quando hai creato una base valida, poi c'è la costanza nel perseguire quella strada lì, a un certo punto, se non molli prima, perché molte persone mollano, ok? Perché sì. Sennò ovviamente quanti parrucchieri di successo dovremmo, ce ne sarebbero tantissimi, molti di più. Quindi se non sei una persona che molla, ma ha costanza nel perseguire il tuo risultato, quindi il tuo obiettivo che ti sei preimpostato, allora a un certo punto noti proprio che c'è quella cosa, la noti proprio quella scintilla che ti fa percepire di martellare ancora più forte, ok? Perché poi i risultati sono, poi parliamoci chiaro, Enzo, c'è il fatto di avere un contatto da un nuovo cliente che ti arriva attraverso quel contenuto, ha letto quello, cioè, e poi alla fine cos'è la tua motivazione? La tua motivazione è quella, cioè, la cosa è bellissima, hai detto. Esatto. Sì, perché vedi proprio lì che nasce poi più coraggio per andare avanti, perché esatto. Mettersi in discussione significa anche prendersi la responsabilità di sbagliare, di ritornare sui propri passi, di rivedere le cose, perché altrimenti ci vorrebbe una badante continuamente vicino. Ci vorrebbe tre Luca e tre Michele Ferraguti. Cioè, è vero, è vero. No, ma è così, è così. Grande, grande. L'importante, io penso che bisogna stare nel mercato. Sì. Starci dentro e controllare tutto ciò che c'è da fare, quindi fare quello che magari caratterialmente, ecco, uno è più, io seguo molto lo stomaco, quando mi fa male lo stomaco, certo, devo fare, vuol dire che sto sbagliando qualcosa. Ok, certo. È una regola anche fisica, perché la postura, la condizione dove tu devi scrivere, quando scrivi, a che ora scrivi, certo. Esistono regole personalizzate, ognuno ha le sue regole. Ah, ognuno ha le sue, chiarissimo, è vero, assolutamente sì. Grande Enzo, grande, complimenti per tutto quello che ci hai raccontato, ma soprattutto per quello che ovviamente poi farai. Adesso hai tantissimi obiettivi ovviamente da perseguire, ed è l'essenza di tutto, assolutamente, è l'essenza. Una volta che in anelli, poi è come quando, sai, mi avevano regalato praticamente lo scooter, il cinquantino, e praticamente mi sono fatto una settimana con questo cinquantino, volevo il 125, ok? Perché cacchio, ho detto, è figa sta roba qua, adesso mi prendo. Ma hai comprato? Cioè, il primo mezzo che hai comprato? Primo mezzo, sì. Io la 500, decappottabile rossa. Grande, no, io avevo il cinquantino, sì, subito, 18 anni, sì. E quindi poi alla fine prendi gusto quando una cosa vedi che va bene, eccetera, prendi gusto e la vuoi evolvere in qualche, se cioè, funziona tutto così, è ovvio che bisogna lavorare bene, avere le basi solide, perché poi iniziare un discorso senza le basi diventa veramente, oggi e domani ancora sarà ancora peggio per le persone che non hanno le basi, molto meglio per quelli che hanno costruito le basi, perché se le ritrovano tra sicuramente tra un paio di mesi, che ci sarà di nuovo un repulisti di quelle aziende che in realtà non si sono ancora probabilmente rese conto di quello che succederà, ok? Quindi guarda, io penso che nelle città, nelle metropoli dove si vive ancora di espedienti, ma si tamporeggerà ancora per qualche anno, poi dopo assolutamente sì. Quindi bisogna assolutamente porre queste basi per essere veramente poi il nuovo salone di successo, il nuovo centro estetico del proprio quartiere, ok? Perché ovviamente poi quando ci sono questi cicli economici che cambiano, che si evolvono, si modificano, poi si parte tutti quanti da zero, però in realtà si parte da zero all'inizio, però le persone che avevano già preso un punteggio, quel punteggio dopo velocemente viene attribuito a quel salone, a quel nuovo centro, insomma. Mi sono accorto di una cosa importante, sì? Che già ne parlammo tempo fa, che dicemmo, sì? Il fatto che ho fatto un'indagine, nel mio territorio nessuno sponsorizza. No, ma è una cosa, Enzo, è una cosa, è abbastanza, ma sponsorizzare è una, uno, non lo so, forse uno, due, ma sì, è rarissimo, assolutamente, infatti anche quello,
cioè il fatto di prendere, prendere nelle consapevolezze imprenditoriali il discorso che il mero Facebook, Instagram, Google devono essere utilizzati con delle leve imprenditoriali, quindi pagare Google, Facebook, Instagram, eccetera, per essere visibile. Per essere visibile e far vedere non le classiche cose che si vedono in giro, ma creare proprio una differenziazione, quindi farsi notare in meglio, in maniera differente, ma logica ovviamente. E in maniera differente e logica significa aver capito le basi strategiche della comunicazione, ok? Grande Enzo. Vabbè, ma no, ma Enzo è veramente... cioè, io sapevo come sarebbe andata l'intervista, perché hai veramente una reale esperienza di quello che è stato il mondo del beauty, l'hai vissuto praticamente, cioè, da tanto, cioè, parlavi degli anni 80, quindi voglio dire... Erano anni d'oro. Sì. Era quando non serviva il marketing, cioè tu hai vissuto quell'era lì dove il marketing non serviva, perché comunque le persone, come parlavi prima, i numeri era proprio andare alla banca e dire ok, mi fai il versamento, ok, quello era il numero. Infatti, che succede? Che alcuni giovani parrucchieri si entusiasmano a volte quando vedono delle nuove linee di taglio, e io la guardo e dico, io questo già l'ho fatto, 30 anni fa l'ho fatto. 30 anni fa è un ciclo, allora... è la percezione di mettere in moto una cosa che è rivisitata, eccetera, ma la moda è questa. Sì, allora dico, poiché ecco, anche nel bacino di utenza della vostra clientela vedo che ci sono parrucchieri anche di una certa età, insomma, non proprio, certo, come certo, forse, certo. Però dico, come si fa a non parlare di un capello, che ne so, dritto, no? Che tu l'hai visto 30 anni fa. Vuol dire, no, l'esperienza visiva ci sta. Quindi, certo, pensa se ti annotavi dall'80, quando ti staccavi dalla portona, avevi il blog più visitato d'Italia. Oddio, certo. Grande Enzo. Ti ringrazio allora per questa intervista, Enzo. È stata bellissima. No, complimenti per tutto quello che fai, farai, eccetera. Ok. E niente, allora io ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al Beauty Show, e a presto. Ciao Enzo, grazie ancora. Ciao.